263 unità fra agenti di polizia, ispettori e assistenti in arrivo, il potenziamento della videosorveglianza, un censimento degli immobili occupati per affrontare il tema degli abusivi, i punti della ministra dell'Interno davanti alla richiesta di aiuto di Napoli, firma un patto con regione e comune, presiede il comitato per l'ordine e la sicurezza. La città non può aspettare, i napoletani hanno diritto ad avere una città più sicura e secondo me mai come ora ci sono tutte le condizioni. I fondi del PNRR in arrivo e gli appetiti delle mafie che aumentano sanno adattarsi molto facilmente, spiega la Morgese. Dobbiamo prestare la massima attenzione. A Napoli due i cartelli camorristici egemoni. Il dato della criminalità vede indici in crescita del 15% e superiori rispetto al resto del paese. Parlare di sicurezza, insiste, vuol dire prevenzione e repressione, ma anche responsabilità civile e sociale, soprattutto nei confronti dei giovani. Tutto poi incide sulla sicurezza. Cioè, a cominciare dalla dispersione scolastica, se io non vado a scuola e mi dedico ad attività illecite, ecco lì che bisogna andare alla radice. L'abbandono scolastico fra le radici del dramma delle baby gang, un fenomeno ancora sommerso, spiega la ministra, perché mancano le denunce.